Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video, finalmente video tutorial. Andiamo a realizzare questa creazione qui abbastanza particolare, dato che, come potete notare, già ci sono due personaggi, di cui uno è maschio. Io e i maschietti non andiamo tanto d'accordo perché di solito non mi piace come mi vengono, però questa volta devo dire che non è male. Sono un po' più contenta delle altre volte. La creazione mi è stata commissionata da una ragazza americana che ha voluto realizzato due angeli, uno maschio e uno femmina ovviamente, che rappresentassero rispettivamente la notte e la luna. Infatti lo sfondo è notturno e qui c'è la luna crescente. Niente ragazzi, questo era quello che dovevo dirvi, poi non vi preoccupate, io andrò a mettere qui un gancettino qua per realizzare appunto il ciondolo, però questo lo farò in un secondo momento. E niente, andiamo subito a vedere quello che mi è servito per realizzare questa creazione. Per prima cosa andiamo a vedere le paste polimeriche che ho utilizzato. Allora, il rosso proprio pochissimo per fare la boccuccia. Poi andrò ad utilizzare questo azzurrino grigiastro per la maglietta, il rosa e il bianco e infine il blu e il nero ovviamente. Però qui non ce l'ho, comunque il nero sarà pure molto importante. Ho utilizzato davvero pochissimi attrezzi, ovvero questi qua. Sono pochissimi, di solito ne utilizzo un po' di più, però questa volta ho utilizzato solo questi perché mi seccava tantissimo andare a prendere gli altri. Ho utilizzato alcuni pigmenti, come questi qui. Allora, questi di Resin Pro li trovate nel loro sito. Giù nell'info box vi lascio il link, così se siete interessati potete andare ad acquistarli. Questo perlato per le ali e questo viola per i pantaloni dell'angelo. Ho utilizzato questo qui per le guanciotte della donnina e il corpo, il nero per fare alcune ombre e questo giallo o dorato per realizzare questi effettini qui nel vestito e anche nelle ali e nei capelli. Infine ho utilizzato la foglia d'oro, però questa fase non ve la faccio vedere perché comunque mi si era scaricato il cellulare, ho dovuto metterlo in carica e nel frattempo dovevo finire per forza questa creazione, quindi è stato un casino, comunque alla fine non ve l'ho fatto vedere, però è semplicissimo, ho preso la foglia d'oro e con il fimo liquid ho potuto applicarla qui sui bordi. E questo è tutto ragazzi, io spero tantissimo che questa creazione vi sia piaciuta, a me il risultato piace molto, devo dire. E soprattutto è diversissima dai miei soliti ciondoli, non lo so, è molto particolare. Ringrazio tantissimo la committente per avermi commissionato una creazione così particolare e soprattutto molto stimolante. Quindi la ringrazio tantissimo, anche se non capirà una cippa di quello che sto dicendo. Comunque, io vi ringrazio tantissimo come sempre di aver seguito quest'altro video. Io, come sempre, vi mando un grande bacione. Prima di lasciarvi al tutorial, un bel pollicino in su se il video vi è piaciuto, se non siete iscritti iscrivetevi, se volete iscrivetevi anche al mio secondo canale, qui vi lascio il link, se volete iscrivetevi anche alle mie pagine Facebook ed Instagram, così da essere sempre aggiornati sui nuovi lavori. Metto lì le foto, se volete vedere le creazioni più specificatamente lì trovate sempre le foto. Mi raccomando, se volete essere sempre aggiornati sui nuovi video che escono, attivate la campanellina, questa cosa è molto importante. Spesso mi dite che magari vi sfugge qualche mio video e questa cosa vi aiuterà a far sì che questa cosa non succeda, quindi attivate la campanellina. E mi raccomando, commentate, commentate, commentate se volete che questo video sia visto e soprattutto che il mio canale non vada a finire nel cestino e nei meandri bui di questo YouTube. Quindi mi raccomando, vi mando un grande bacione e vi lascio al tutorial. Ciao ciao! Thank you.
Thank you.